Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi è una giornata particolare perché andremo a fare una sfida con un ospite speciale, rullo di tamburi, mio suocero. Ebbene sì ragazzi, andremo a fare la sfida delle carbonare, la mia carbonara contro la sua, entrambi con ingredienti speciali, quindi vedete il video fino alla fine che non ve ne pentirete. Quindi senza che ci perdiamo in chiacchiere, il grembiule è messo, la fascia un po' andiamo in fornello. Aspetta, questa è una sfida seria, dobbiamo essere separati perché ognuno di noi ha un ingrediente segreto. Giusto. Quindi tu fuori. Allora, direttamente, andiamo fuori. Il fuoco è acceso. Ok, allora metto la pentola. Sì. Quindi ora qua faccio la mia sfida, voi non dovete vedere la mia, come io non vedo la vostra. Esatto, infatti chiudo anche. Ok, perfetto. Allora mettiamoci allora. Che vinca il migliore, io. Cioè io. Ma qua l'ho rotta io. Ma già era rotto. Allora, abbiamo iniziato a mettere l'acqua come di consueto, già bolle, quindi dobbiamo sbrigarci. E questo è il piccolo pentolino per fare il soffritto, ok? Io a voi! Questa è una maggiore di gambe, questa è la cosa! Le uova! Aspetta, ma vengo da te! Che stai nascondendo? Però non lo posso far vedere nemmeno a voi! Dai! Chiudi! A te invece come procede? A me tutto bene, ho fatto soffriggere un po' d'olio e invece del guanciale però mi è toccata la pancetta. No. E vedi, già sono penalizzato, non vale questa cosa. Infatti, visto che la pancetta non caccia troppo olio come il guanciale, ho dovuto aggiungere io l'olio. Ma vabbè, vinceremo lo stesso anche così, anche penalizzati. Tu stai avanti, già stai pesando la pasta. Mi porto avanti con il lavoro. Ah. Facciamo due spaghetti. Battiamo. Vado a vedere a papà come procede. Vai. Certo. Ma tu già stai avanti. Ma io mi porto sempre avanti. Un buon cuoco deve ottimizzare i tempi, altrimenti vai fuori. Disegni perché sta sfida, pensi di vincerla? Penso di sì. Vabbè, tanto sarò io la giudice. Ah sì? Perché tu essendo mia figlia. Tuo suocero è stato un buon punto. Ma è che io sono partito molto dopo. E ha dato anche un grande consiglio. Sì, è il consiglio. Lo vedrai dopo. Ma è il consiglio per me? No. Per te? Per tutti i cuochi. Mamma mia. Che filosofo. Mi sono scelta un buon fidanzato, Che sa fare la pizza e la carbonara. Sì, come mi hai chiamato? Zitto tu. Vatti. Allora, come mi hai chiamato tu? Questo segreto non posso dire. Ah. Io mi regolo così. Siamo tre persone a tavola. Un uovo per ogni persona più uno. Ah, hai dato un tuo segreto. Ok, basta, adesso chiudi. Via, basta. Papà sta sbirciando. Vieni pure lì. Non si è visto mai uno fa la carbonara con i bucatini. Non si è visto mai uno fa la carbonara con la cipolla. Sì, ti fai con la cipolla, che hai visto male con la cipolla. Giusto per farvi vedere quanto mangia Carmine. La porzione di mio padre, 3 persone. La porzione di Carmine, Sulis. Amore, mai faccio vincere a te. Devi aspettare un attimo. Sì, aspetta a voi. Vogliono 11 minuti. A me 8. Però qua queste cose perfettine a me non piacciono. La pasta sì. Quando la provi è pronta e pronta. Pasta occhio, ma stacca occhio. Cioè, io mo devo stare 3 minuti così per aspettare sì tutta la pasta. Tuo suocero, quello che dice tuo suocero è legge? Purtroppo sì. Posso abbassare? Cosa? La pasta. Ma sì. Butta. Nell'immondizia. Abbassiamo anche noi. Vinco io. Non lo so. Potresti. La cremina mi piace. L'ho vista. La fai anche diversa al solito come la fai. Vabbè, perché mi sono applicato di più. No, che mi ha visto se chiede papà. Ciao, papà! Quasi pronta. Sì, quasi pronta, ancora duro qua.
Sta ancora in salumeria il bucatino. Sì, ma non cade, io come non vengo dal vostro reparto, ma non venite nel mio reparto. Tu fino a mo' hai sbirciato. Gli hai detto che questa è casa tua? Voglio sbirciare anch'io. Gli hai detto che questa è casa tua? Vabbè, ma io non scendo a tanto. Vabbè, ma è una sfida. Ah, pure la ricotta ce l'hai messa. Carbonara con la ricotta. È una novità, e quello è l'ingrediente segreto. Alla regia mi dicono che sei pronto per calare. Stai per andare all'impiantamento? Ma ci vuole un po' di tempo, la carbonara non finisce qui. Tuo segreto? Perciò adesso devi chiudere. Me ne vado? Sì, sì. Ok, che vinca il migliore. Grazie. La pasta non l'andremo a scolare, ma ci spostiamo. Mettiamo la pentola qui e facciamo riscaldare un po', così poi potete ben vedere, sta ancora un poco d'olio. Quindi prendiamo i nostri bucatini e li mettiamo qui dentro con un poco d'acqua, perché deve cadere l'acqua. È perché sono anni che dice che la sua carbonara è più buona della mia. Può essere che io faccio le pizze tutta la vita, quindi può essere, però... Prima che commentate, non si fa così, non si fa così, e dimenticate il pepe, vai giù. Ognuno la fa molto. Diamo l'ingrediente segreto? L'ingrediente più segreto quando qualcuno cucina è l'amore, la passione che tu ci metti dentro. Fa sembrare tutto ancora più buono. Intanto qua stiamo facendo una bella carbocrema. Da qua? Già sta formando la cremina da sola. Chi vince, io voglio mangiare. È giunto il momento della carbocrema. D'accordo, che cremina. Ok, adesso io ho finito, ora tocca l'impiattamento. Tu però vai a vedere come fa l'impiattamento tuo padre. Ci siamo quasi pronto per l'impiattamento. Il procedimento della carbonara è lento, non è veloce. Guardate qua, vieni a vedere. Ah, ora posso riprendere? Adesso puoi riprendere. Ti accendo anche la luce, guarda. Ecco. Vedi? L'uovo è cotto, ma non si è fatta la frittatina. Vedi? Guarda. Guarda che cremina. E non c'è la panna, eh? Vieni a vedere. Guarda. Vedi? Mamma mia. Ecco qua. Questo è proprio romano. Adesso lo mettiamo nel piatto. Pasta impiattando. Anche io. Pronto a vedere la carbonara di papà? E lui è pronto a vedere la mia? Pronto a vedere la carbonara di Carmine? E tu sei pronto a vedere la mia? Io come impiattatore, per la verità, non sono un granché. Però quello che conta è il risultato. Però facciamo contento a Carmine. Ecco qua. Carbonara, un voto da 1 a 10. Direi 9 e mezzo, perché è la carbonara più buona che abbia fatto finora. Allora, se non assaggio non posso dire. Però, per come sto vedendo, credo che un bel 10 ci vuole. Bisogna essere umili. La prima cosa. La tua carbonara dove sta? Ma questo è un assaggio. Ah, questa è la carbonara? È l'assaggio. Ah, okay. È pronto, no? Sì. Ok, allora devono provare entrambe, moglie e fidanzata. Figlia e moglie. Sei pronta, mamma? Proviamo. Vai. Allora, vai, provo prima quella di Carmine. Direi che l'impiattamento l'ha vinto Carmine. Punto verso Carmine, dai. Ci sta. Tu mi chiedi mangi il piatto. Tu mangi la carbonara. Vediamo. Buona. Vediamo. Allora, buone tutte e due. Diverse, ma buone tutte e due. È giusto che siano diverse. È la tua preferita. Vabbè. Non perché sono di parte. Ma è un banco, ma Carmine è buonissima. Buona, ma... Questa non la cambio con nessuno. Vabbè, ci sta. Come pizzaiolo. Devo assaggiare anche io quella di Carmine. Vediamo un po' Io non posso provare la vostra che non lo so. Purtroppo, mi dispiace, ma... Però non sai che ti perdi. Lui mi dà un giudizio. Ma quale da panzi batte. Capito? Qual è la... Non ho mai provato nessuna quella di Carmine. Buona. Grazie. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lascia un like, un commento, iscriviti al canale e ci vediamo in un prossimo video. Fateci sapere sotto nei commenti che altra sfida vorreste vedere. Con mio padre.